Amici e amiche carissimi, benvenuti ad un nuovo ciclo di catechesi sulla Divina Volontà, che dopo averci pregato un pochino sopra e essermi un pochino anche messo un po' in ascolto delle cose che vengono un pochino, si spera, dall'alto, ho pensato di dedicare ai giri della Divina Volontà, anche perché credo che sia sempre opera del carissimo Don Pablo Martin. Esiste una raccolta appunto di brani che ha dato vita ad un testo che si chiama Girare nella Divina Volontà per dare alla Maestà Suprema il ricambio d'amore ad ogni suo atto. Il titolo è già molto emblematico, perché manifesta il fine di ogni giro, che è appunto dare alla Maestà Suprema il ricambio d'amore ad ogni suo atto. Dato che il precedente ciclo di catechesi, che era già il terzo, ecco, ricordo a chi fosse, diciamo così, se mi posso permettere, interessato, ecco, ai cicli di catechesi sistematica che io ho cercato di fare sulla Divina Volontà, diciamo che il primo, se mi si passa il termine, me lo sono inventato, nel senso che ho cercato io stesso di comporre una sintesi e uno sguardo sintetico di che cosa sia, appunto, in sintesi questo dono, queste rivelazioni che Gesù ha fatto alla serva di Dio Luisa Piccarreta. Il secondo è stato Adamo e la vita nella Divina Volontà, anche questo grazie a un testo, credo sempre curato da Don Pablo Martin, dedicato appunto a raccogliere tutti quanti gli scritti che fanno riferimento a com'era la condizione di Adamo, a com'era la sua vita, perché sappiamo che il fine ultimo della vita nella Divina Volontà è tornare, evidentemente non in maniera assolutamente identica, ma per quanto è possibile, ad una condizione simile a quella in cui Dio aveva creato l'uomo. Perché la Divina Volontà non è altro che restituire all'uomo ciò che perse col peccato originale e che neanche sapevamo prima di questi scritti che Adamo aveva. Sapevamo che Adamo aveva certamente i doni straordinari, i doni soprannaturali, i doni preternaturali, la scienza infusa, la grazia santificante, tutto il bene possibile e immaginabile, l'immortabilità, l'incorruttibilità, ma non esattamente che aveva appunto questo dono dei doni, che era quello che gli dava una straordinaria felicità e intimissima amicizia con Dio, che è appunto il dono della Divina Volontà. Perso questo dono, Gesù ha praticamente manifestato negli scritti di Luisa che l'opera della sua redenzione ha come fine ultimo non semplicemente, come dire, rimetterci un pochino in piedi come stiamo tutti quanti messi adesso, ma siamo messi in piedi ma tutti quanti mezzi comunque mal ridotti. Sapete che la Chiesa insegna che il battesimo toglie il peccato originale ma non ne elimina le conseguenze, e abbiamo sempre bisogno di sacramenti, di preghiera, perché la concupiscenza, che non è in se stessa un peccato ma è un'inclinazione al peccato, rimane anche dopo essere stati battezzati, e fino a quando saremo in questa vita dobbiamo lottare non soltanto contro il diavolo che sta continuamente levandoci la pelle per cercare di farci cadere, ma dei nemici ce li portiamo dentro di noi. Ecco, quello che il Signore però vuole è non semplicemente che noi viviamo così come se stessimo in un'eterna convalescenza, no? Avete visto quando uno si è spaccato, si è sfracassato di tutto e di più, che ha fatto qualche incidente mortale, e andare in ospedale, interventi, chiodi, protesi, e poi riabilitazioni, poi fisioterapie, quindi sta sempre mezzo rotto. Ecco, è un po' la condizione, sono immagini che descrivono la condizione dell'uomo redento da Cristo, ma ancora in combattimento, ancora in cammino, ancora tormentato, ecco, da una serie di difficoltà, in parte interne, in parte esterne, che lo fanno vivere una precarietà continua. Noi dobbiamo pregare, sappiamo dalla Chiesa che è il dono della perseveranza finale, dobbiamo chiederlo ogni giorno. Padre Pio stesso pregava ogni giorno il Signore che lo facesse perseverare fino alla fine.
Noi sappiamo che oggi potremmo essere dei buoni cristiani, ma domani ci si gira di volta al cervello e chi lo sa che fine combiniamo, no? Ieri è stata la festa di San Filippo Neri. San Filippo Neri amava ripetere: Signore, tieni la testa, tieni la mano in testa a Filippo, se no Filippo si fa turco. Ecco, insomma, San Filippo Neri non era certamente l'ultimo della classe, insomma, tra i grandi santi italiani, insomma, che ci sono stati nel corso della storia. Però anche San Filippo Neri, umilmente, come tutti noi, riconosceva la sua condizione strutturale di debolezza. Ora, il Signore ha promesso, se vivremo in pienezza nella divina volontà, ecco, di debellare attraverso questo dono tante delle ferite, delle conseguenze che ci portiamo dietro dal peccato originale e rimetterci in una condizione di felicità anche terrena simile, molto simile a quella perduta dai nostri progenitori. Quindi Gesù non si è accontentato con la redenzione, che è già tantissimo, insomma, di averci aperto la porta per il cielo, perché questo è la redenzione. La giustificazione ci ridà la grazia, e se tu fai il bravo ragazzo, se tu cresci nelle virtù, se tu osservi i comandamenti, se la grazia la custodisci, puoi raggiungere l'eterna salvezza, il che, mi raccomando, è già grande cosa. Ecco. Ma quello che il Signore vuole è ancora di più. Ecco. E a questo ancora di più ci si può piano piano arrivare. Allora, dopo Adamo e la vita nella divina volontà, abbiamo fatto il ciclo di catechesi, sempre grazie a un testo composto dal caro Don Pablo Martin, che è appunto fondersi nella divina volontà, cioè è un atto specifico, particolare, un'operazione spirituale tipica, ecco, che Gesù ha insegnato a Luisa e che ci sono, come abbiamo visto, varissimi modi concreti per metterla in atto. Adesso ci sono, mi pare che sono 43 puntate, il ciclo di catechesi appena compiuto, uno può tornare ad approfondire. Certamente anche i giri di cui parleremo sono delle forme, certamente, di fusione con la divina volontà. Ecco, ma questo che apriamo adesso, appunto il tema dei giri, è un'altra cosa specifica, tipica, un'altra forma di pregare particolare che Gesù ha insegnato e che serve a unirci con la divina volontà, a, come dire, far nascere, alimentare e far crescere la vita della divina volontà in noi. Ecco, come per una buona dioincidenza, insomma, di questo tema si è parlato nella meditazione di questa mattina. Gesù diceva: la mia volontà è l'unica cosa che ha questo potere del tutto peculiare di nascere dentro la creatura e trasmettere la sua vita. Quindi non è solo un fare come un servo nei confronti del padrone sempre di più quello che Dio vuole. Questo fa parte della vita nella divina volontà, perché la divina volontà bisogna innanzitutto farla sempre, in tutto e per tutto. Ecco. Ma la divina volontà si trasmette a noi come vita, d'accordo? Una vita, come dire, che è una, a quanto mi sembra di comprendere, di capire, una pienezza dello sviluppo della vita di grazia che il Signore già ci ha donato. Ecco. Un portare proprio al massimo possibile e immaginabile questa nostra grande chiamata, che è, la teologia greca lo sottolinea ancora di più della nostra latina, la divinizzazione dell'uomo, che comincia con l'inabitazione trinitaria. Queste sono parole grosse, insomma, che ci insegna la Chiesa e il Trattato de Grazia, ma si compie proprio con un processo di divinizzazione, cioè San Paolo diceva già: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quindi qui non si tratta di diventare, come dicono i salmi, dei piccoli dei. Io ho detto: voi siete dei, siete tutti quanti figli dell'Altissimo, non perché diventiamo superbi o ci pensiamo di essere i padri eterni in terra, di questi ce ne stanno già quanti ne vogliamo in questo brutto mondo, ma perché
si giunge ad una santità talmente grande, ecco, che veramente la persona giunge ad una perfezione tale da assomigliare tantissimo a Dio, pur rimanendo evidentemente nella sua dimensione creaturale, no? Noi sappiamo che siamo stati creati, l'uomo nella condizione di giustizia originale era stato creato di immagine e somiglianza con Dio, una somiglianza che avrebbe poi dovuto diventare sempre più intensa, come se l'uomo fosse rimasto nella divina volontà, come è rimasta la Madonna. La Madonna è sempre lo specchio perfetto. Se fossimo rimasti come è rimasta la Madonna, tante volte ho detto che San Luigi Maria Grignon da Montfort chiama la Madonna la Divina Maria. La Divina Maria non significa la Dea Maria, perché la Madonna non è una Dea, ma la Divina significa la totalmente divinizzata. Cioè, quando l'angelo la saluta come la piena di grazia, noi adesso anche con le nuove traduzioni, ma che caritomene in greco, perfetto medio del verbo carizzo, tante volte l'ho detto, significa, uno dovrebbe tradurlo così, una voglia i nostri amici della conferenza episcopale italiana, come faremo, come si può fare a dire, perché dovrebbe dire ti saluto, salve, ecco, o Maria, Kyrie è l'equivalente del greco Ave, certamente si può tradurre anche in rallegrati, letteralmente in rallegrati, però Kyrie era il modo con cui si salutavano i greci, così come i romani si salutavano dicendo Ave e gli ebrei si salutavano dicendo Shalom, tanto è vero che l'Ave Maria in ebraica dice Shalom Lach Miriam, e l'Ave Maria in greco, in latino dice Ave Maria. L'Ave Maria in greco dice Haile Maria, quindi era un saluto. Però che caritomene, noi diciamo piena di grazia, sì, rende ma poco, perché il significato proprio preciso, il perfetto in greco indica un'azione che è cominciata nel passato ma sta prolungando i suoi effetti ancora nel presente. Quindi che caritomena vuol dire che sei stata riempita di grazia quando sei stata concepita. Questa grazia è sempre cresciuta, ce l'hai ancora ed è già arrivata a un punto che Dio solo lo sa, e crescerà ancora. E così è stato. Cioè, la Madonna al termine della vita terrena, prima di essere assunta in cielo, cioè, che cosa era diventata? Ma questo forse non ce ne renderemo conto neanche in paradiso, insomma, no? Ecco, questo per dire, tra i processi, tra gli atti e il modo di pregare che contribuisce non poco a far nascere o crescere, a seconda di come siamo messi, la vita della Divina Volontà in noi, c'è questo girare, che lo introduciamo adesso brevemente. Girare significa, quando noi eravamo giovani, penso che tutti quanti ci siamo detti in qualche circostanza della nostra vita, diciamo così, da giovanotti, scusate un istante, mamma vada a fare un giro, oppure abbiamo chiamato qualche nostro amico, ci andiamo a fare un giro? Ecco, andare a fare un giro che significava nel nostro linguaggio comune, almeno nel mio, spero anche nel vostro, andare a fare un giro significa che se prima dei 14 anni che si aveva il motorino, insomma, voleva dire che si usciva, si andava a fare una passeggiata in centro, poi dopo che secondo uno c'era il motorino era ancora meglio, che cominciava a prendere sto motorino, si poteva andare ancora in due quando ero giovane, e addirittura i primi tempi che lo guidavo il motorino non c'era manco il casco, insomma, non c'era neanche la legge del casco, lo fecero proprio quando io guidavo sto benedetto Vespino, e si andava in giro, uno via sto Vespino, cominciava ad andare in giro per tutto quanto il centro della città, oppure andasse fuori della città, si andava a fare una passeggiata al mare, oppure si andava a fare un giretto, insomma, in qualche, così, no? Che cose se girava? Si girava per dove? Si girava per dove c'era consentito di andare, insomma, perché con motorino non è che può andare molto molto lontano. Certo, poi quando uno diventa grande, oppure andare alla macchina e andasse a fare un giro a Roma, d'accordo? Andasse a fare un giro, che ne so, a Villa Borghese, quindi sei mezzi diventano un pochettino più grandi, quindi girare vuol dire semplicemente girare, andare in giro, passeggiare, visitare luoghi, d'accordo? Per che cosa? Perché andando in giro uno
tra virgolette, si gode la passeggiata, si gode la visione dei luoghi, d'accordo? Sapete, la mia città natale non è, come dire, una città d'arte, come dire, oppure un capolavoro di bellezza, assolutamente no. Però è la mia città, quindi tutti quanti siamo, credo, attaccati, affezionati alla nostra città natale. Quindi farsi un giro per la nostra città natale è sempre una bella cosa, insomma, quando capita, rarissimamente, insomma, che mi capita di andare al centro della mia città natale e poterci fare una passeggiata è sempre un gran piacere, insomma, perché si rievocano, si ricordano tante, tante cose, no? Si respira una certa aria. Oh. Allora, che significa girare nella divina volontà? Significa che, come Gesù spiega negli scritti, la divina volontà noi dobbiamo innanzitutto imparare a conoscerla e riconoscerla, perché se fosse così evidente ed immediata la sua presenza e la sua opera, non ci sarebbero voluti 36 volumi di spiegazioni. Quindi conoscere la divina volontà è anzitutto certamente mettersi in ascolto degli scritti, d'accordo, che Gesù ha fatto comporre a Luisa e che ci presentano questo mistero. Ecco. Detto questo, però, la divina volontà non è solo una realtà su cui si è scritto, ma la divina volontà bisogna conoscerla anzitutto nelle sue opere. E la divina volontà, come Luisa ci spiega, ha fatto tre grandi operazioni, diciamo così, raggruppate: la creazione, la redenzione e la santificazione. Girare nella divina volontà significa imparare ad andare attraverso lo spirito, evidentemente, non possiamo andarci materialmente. Io adesso mi trovo in un luogo ben preciso, ma la nostra volontà è libera. Cioè, io per esempio posso chiudere gli occhi se sono stato, che ne so, a New York, chiudo gli occhi, ma anche senza chiuderli, e se ci sono stato, subito me la immagino New York, rivivo alcuni momenti che ci ho vissuto, riguardo alcuni ambienti che mi hanno colpito, no? New York, i luoghi delle nostre vacanze, i luoghi della nostra infanzia, i luoghi della nostra giovinezza, cioè non ci vuole niente a riandarli, a prenderli e renderli presenti per me, con tutto quanto l'evocazione, con tutto quanto quello che comunicano, no? Noi, se abbiamo un ricordo lieto, ci rallegra, ci rende felici. Se abbiamo un ricordo triste, ci addolora, no? E se c'è una cosa bellissima che abbiamo vissuto e che adesso momentaneamente non c'è più, rievocarla magari ci può far scappare qualche lacrimuccia dagli occhi, insomma, no? Perché ci abbiamo nostalgia di quella cosa che abbiamo vissuto e che in questo momento non stiamo vivendo più. Ecco, allora, questa è l'operazione che si deve fare. E questi scritti sicuramente ci aiuteranno. Ora, io vorrei tra l'altro completare questo ciclo di catechesi, diciamo così, teoriche. 2, 3, 4 settimane adesso, non mi ricordo, ho sentito nel cuore, come dire, il desiderio di fare qualche piccolo giro, quindi proprio di registrarlo, sia per me, perché magari ogni tanto quando mi metto le cuffie e me lo risento, no? In momenti, sia anche per mettere a disposizione degli amici. E ho, diciamo, avviato questi podcast, non ci sono queste cose su YouTube per chi segue particolarmente i video, ma la versione di questi giri è e rimarrà in MP3. Quindi si trovano già sul mio sito web e si trovano già sulle piattaforme di iTunes, quindi sui podcast dello store di Apple e su Google Podcast, anche per Android. Si chiamano appunto, un podcast si chiama Giro nel Fiat Creante, un podcast si chiama Giro nel Fiat Santificante e un podcast si chiama Giro nel Fiat Redimente. È mia intenzione, ma anche qui io ho sempre tante buone intenzioni e tante belle cose che mi vengono in mente, poi mi sfracello con il tempo, che anche quando ce n'è stato tanto, come nel lockdown, vi assicuro, insomma, che se uno lo impiega bene, diventava sempre poco,
perché sarebbero tante le cose belle da fare per nostro Signore e troppe non si riescano a fare, però sarebbe mia intenzione, soprattutto aprendo questo giro di catechesi, trovare il tempo almeno una o due volte alla settimana per fare un paio di giri, in modo tale che chi poi alla teoria vuole, come dire, desidera anche avere un supporto pratico, noi vedremo che anche in questo ciclo di catechesi che faremo, no? Vedremo, avremo delle dritte, diciamo così, su come si gira nella Divina Volontà. Però per esempio i giri, così come le effusioni, e questa è un'altra bellezza della vita nella Divina Volontà, provocano la nostra creatività, d'accordo? Cioè, se io ho fatto un giro, per esempio ho fatto, credo, un giro nel mare, che si trova già nel podcast, quel giro nel mare che ho fatto, non solo che è il giro che ho fatto io, ma è il giro che ho fatto in quel momento in cui ho registrato il podcast. Se lo dovessi rifare adesso, senza ascoltare il podcast, probabilmente non sarebbe la stessa cosa che sta registrata nel podcast. Non so se mi spiego, no? Perché in queste cose esprimiamo noi stessi, ma esprimiamo anche noi stessi in quella percezione temporale del momento, d'accordo? Quindi quali atti della Divina Volontà rievoca in me il pensare al mare, d'accordo? Se possono essere veramente tanti. Ecco, questo perché in ogni ente creato c'è un atto della Divina Volontà. Questo l'abbiamo visto nel ciclo di catechesi Adamo e la vita nella Divina Volontà. Qual era una delle cose che Adamo sapeva fare e che noi non sappiamo fare più? Adamo era capace di riconoscere bene quella particolarità e peculiarità della Divina Volontà presente nella singola creatura, e quindi cogliere, prendersi e godere fino in fondo anche di quella particolare sfumatura d'amore che Dio aveva seminato in quella creatura che è tutta stata creata per noi ed era un modo peculiare, distinto, specifico di dire all'uomo: guarda quanto ti amo. Ora pensate alla stragrande maggioranza della gente, no? Perché tutti quanti sono immersi, eh? Cioè ogni essere umano, proprio in quanto essere umano, per il fatto stesso che vive, è proprio circondato, è immerso dentro e fuori di sé nell'amore di Dio. Capito? Cioè, qualche giorno fa, un'altra bellissima meditazione dove Gesù spiegava i tre moti della Divina Volontà dentro la nostra anima, che sono nel corpo, battito cardiaco, respiro e circolazione del sangue, che sono attivi H24 di giorno e di notte. Nell'anima le tre facoltà spirituali: memoria, intelletto e volontà. Quindi pur se io sono ateo, il mio cuore batte, a respirare respiro, il sangue circola, l'aria mi entra dentro i polmoni, il sole lo vedo, eccetera. Quindi solo che vivo queste cose, ma non le riconosco come manifestazioni e atti di amore nei miei confronti della Divina Volontà. E non è la stessa cosa. Perché se io godo di queste cose senza riconoscerli come gesti e atti di amore della Divina Volontà, certamente ne traggo i benefici, d'accordo? Perché della luce del sole non ne possono entrare i benefici, ma sono benefici molto 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 piccoli e limitati. Se io invece li riconosco, ed ecco che serve il giro, come atti della Divina Volontà e mi applico a cercare, pensandoci, inventandomi qualcosa, di decodificare quel ti amo di amore che Dio mi ha dato, io lo aspiro, lo respiro e quello diventa vita in me e quello mi renda felice e quello mi rende più santo e quello, tra l'altro, nella misura in cui lo riconosco e lo ricambio per me e per tutti, questo tipo di operazione va a portare benefici e grazie anche su chi questo tipo di operazione non l'ha mai fatta e mai la farà. Ecco, mi sembrava doveroso, insomma, fare questa piccola introduzione, forse un po' lunghetta, ci ha fatto più di mezza prima puntata, però
le prime puntate dei cicli di catechesi sono sempre un pochino introduttorie. Quindi, concludendo l'introduzione, no? Questi sono i giri nella Divina Volontà, con una selezione di brani tratti dal Libro di Cielo che fanno riferimento a questo aspetto specifico della vita nel Divino Volere. E vuole essere un completamento appunto del ciclo di catechesi Il Dono della Divina Volontà, che lo presenta in generale, Adamo e la vita nella Divina Volontà, che ne presenta, come dire, il fine ultimo, a che serve. Ecco, adesso cominciamo a vedere i mezzi che si usano a tal fine. L'atto è l'operazione particolare del fondersi e adesso quella del girare. Quello che verrà dopo, non lo so, adesso, se ci sarà un dopo questo, Dio sicuramente già ce l'ha preparato e a suo tempo ce lo farà comprendere e rivelare. Bene, dette tutte queste cose, possiamo partire. Il testo, esiste un PDF, adesso io so che Don Pablo Martin ha un sito web, non mi ricordo il titolo purtroppo del sito web, però non sarà molto difficile andarla a trovare, presumo. Ecco, a me tutti quanti questi bei PDF me li ha fatti avere un caro amico, insomma, quindi me li trovo a disposizione agevolmente, ma presumo che nel sito di Don Pablo, e forse anche in giro, se uno clicca su Google girare nella Divina Volontà per dare alla Maestà Suprema il ricambio d'amore ad ogni suo atto, probabilmente sarà indirizzato a qualche sito dove può scaricare il PDF, se vuole seguire, diciamo così, meglio queste nostre pie conversazioni fraterne, ed eventualmente anche tornarci in un secondo momento, no? Comunque sono citati i brani. Certo che i brani citati, così come capitava nelle altre opere, non è quando viene detto una data, quando c'è un argomento specifico, il testo non è tutto il brano, ma è quella parte del brano che riguarda particolarmente l'argomento trattato, quindi per questo che può essere utile avere proprio il testo. In ogni caso il riferimento del brano non manca mai. Bene, allora possiamo partire, in modo tale che condiamo la prima puntata, vediamo se di uno o due piccoli brani che leggiamo insieme, cerchiamo quindi di capirli e come sempre di commentarli insieme. Allora, dal volume 11, anzitutto, 2 ottobre 1913. Il titolo è, senza significamente, Gesù ti amo con la tua volontà. Ecco, bellissimo, lo ricordo questo brano, questo è uno di quelli che rimane abbastanza impresso. Avendo fatto la comunione, stavo dicendo a Gesù, ti amo. E lui mi ha detto, figlia mia, vuoi amarmi davvero? Di Gesù ti amo con la tua volontà. E siccome la mia volontà riempie cielo e terra, il tuo amore mi circonderà ovunque, ed il tuo ti amo si ripercuoterà lassù nei cieli e fin nel profondo degli abissi. Così se vuoi dire ti adoro, ti benedico, ti lodo, lo dirai unita con la mia volontà e riempirai cieli e terra di adorazioni, di benedizioni, di lodi, di ringraziamenti. Nella mia volontà le cose sono semplici, facili e immense. La mia volontà è tutto, tanto che gli stessi miei attributi, che sono un atto semplice della mia volontà. Sicché se la giustizia, la bontà, la sapienza, la fortezza fanno il loro corso, la mia volontà le precede, le accompagna, le mette in attitudine di operare, insomma non si spostano un punto dal mio volere. Perciò chi prende la mia volontà prende tutto, anzi può dire che la sua vita è finita, finite le debolezze, finite le tentazioni, finite le passioni, finite le miserie,
perché in chi fa il mio volere tutte le cose perdono i loro diritti, perché il mio volere tiene il primato su tutto e diritto a tutto. Ecco, abbiamo cominciato proprio a dire alla grande e dire poco. Sappiamo tutti quanti che un modo comune, diciamo così, di esprimersi, ecco, nella Divina Volontà è: Gesù, ti amo con la tua volontà. L'atto preventivo, per chi lo conosce, comincia con Gesù, ti amo con la tua volontà. Chi segue le meditazioni sulla Divina Volontà, la preghiera preparatoria alla meditazione, che è in larga parte tolta, tratta, diciamo così, dal testo della Vergine Maria, della Divina Volontà, comincia dicendo Gesù ti amo con la tua volontà. Non è un modo, come dire, di dire, no? Come quando si dice fiat, che anche questo è un termine veramente che poi diventa, come dire, a volte banalizzato, come tutte le cose che hanno sempre questo rischio, quando poi cominciano a essere diffuse e fatte e dette da molti diventano poi quasi banali, no? Brutta questa cosa qui, però ecco, è brutta, però purtroppo questo è, questo succede, no? Allora, Gesù ti amo con la tua volontà. Luisa stava dicendo un gran ti amo a Gesù. Allora, prima cosa su cui dobbiamo fermarci: Gesù ti amo, partiamo da questo, d'accordo? Perché la vita nella Divina Volontà, tanto per essere chiari, è una vita di amore estremo condotto verso Gesù e verso Maria anche, per chi ha questa devozione alla Madonna. Ma è possibile amare Gesù senza avere la devozione alla Madonna, quindi questo proprio, insomma, tanto per saperlo. Si comincia da Gesù ti amo. Allora, chi ascolta questa meditazione deve chiedersi: primo, andiamo in ordine, se ha mai detto a Gesù ti amo? Perché guardate che c'è gente che con il cuore ti amo a Gesù non gliel'ha detto mai, non gli viene, cioè, e questo, se non gli viene, per carità, non c'è nessun senso di colpa, nessuna cosa, no? Significa però, vi assicuro che questa è la condizione di non pochi fedeli, che ha un rapporto ancora molto molto distante con il Signore, poco personalizzato, poco immediato. E con il Signore noi possiamo avere un rapporto, come dire, molto molto distante, cioè vado a messa, per carità, faccio pure la comunione. Dopo la comunione, quelli più bravi, ma oggi molti, insomma, qui lui non sta facendo la comunione, solo nostro Signore sa quello che succede, no? Però chiediti anche, adesso tutte queste commedie di queste comunioni, guardate, tra prima del lockdown, durante il lockdown e dopo il lockdown, ci abbiamo prima, durante e dopo. Io, se vi posso confessare, ce l'ho proprio fino a qua, cioè, i capelli non ce l'ho più, quindi non posso dire fin sopra i capelli, ma... E ancora continuano domande, mail, la comunione, la faccio, non la faccio, con queste cose, con queste altre cose, si può fare, non si può fare, faccio peccato, non faccio peccato, e però è qua, è nella Divina Volontà, c'è quel predicatore della Divina Volontà che dice no, bisogna farlo, ti fondi con Gesù, fai questo, fai quell'altro. Guardate, per favore, cioè, veramente sto proprio d'accordo. Io continuo a dire e a ripetere, come ho sempre fatto, sì, la comunione sacramentale è la cosa più grande che esista nel pianeta Terra, d'accordo? Da un punto di vista sacramentale. Ma sollecito, invito, d'accordo così, esorto, vogliamo per favore pensare a come sono state le nostre comunioni? A come sono state le nostre comunioni? Cioè, supponiamo che ci sia un fedele che ha fatto
tante comunioni e poi sente questo povero prete che dice: senti un po', figlio mio, gli hai mai detto a Gesù ti amo? E quello mette il ditino davanti alla bocca e dice: no. Dico: ma scusa, con tutte le comunioni che hai fatto, cioè quando Gesù entra a noi nella comunione, cioè questo si trova negli scritti anche di Luisa, è impazzito d'amore, spasima d'amore, sta proprio incendiato d'amore, cioè, sarebbe come se tu vai dentro una foresta che sta andando in fiamme, d'accordo? Allora, evidentemente, senza voler giudicare nessuno, ma tu che fai quando fai la comunione? Che fai? Cioè, pensi che quel gesto lì, cioè, per il semplice fatto di farlo, no? Cioè, vai, fai la comunione e diventi santo? Quindi, semplicemente perché prendi la particola e la ingerisci? Se questo fosse, tutti quelli che fanno la comunione, scusate, dovrebbero essere subito santi. Ma io dico e continuo a ripetere: conoscete tutti i santi, per favore portatemi, io mi inginocchio ai loro piedi, li venero e gli dico: insegnami, io ci provo a camminare verso la santità, ci riesco molto male, insegnamelo tu. Ma io tutti questi santi io non li conosco. Allora come mai? Perché non è la comunione, vedete, Luisa fatta la comunione, che diceva? La prima cosa si deve dire: Gesù ti ama, ma te lo dico, ma proprio col cuore, come dicono a Roma, cioè come due innamorati. E che cosa significa, come spiega Gesù, cosa significa dire Gesù ti amo con la tua volontà? Gesù dice: vuoi amarmi davvero? Già là, già, cioè, che capite? La vita nella divina volontà si inserisce dentro un contesto di amore già vissuto, che viene poi portato all'ennesima potenza. Cioè, chi è che farà la divina volontà in tutto e per tutto, no? Cioè, chi è che sarà capace di rinunciare a qualunque cosa, d'accordo? Per amore del Signore. Chi lo ama alla follia, d'accordo? Allora, di Gesù ti amo con la tua volontà, perché detto questo, il tuo amore diventerà, come dire, una bomba cosmica, oserei dire, una bomba intergalattica. Perché? Gesù lo spiega abbastanza semplicemente, così già ci fa subito capire: la mia volontà riempie il cielo e la terra. Attenzione, il cielo e la terra, Asher Bashamaim, Uber Arez, in ebraico, in cielo e in terra. Qui non intende il cielo semplicemente, insomma, quel piccolo, come dire, fazzoletto azzurro che sappiamo benissimo, no? Essere un gioco di colori che il Signore si è inventato nel nostro sistema solare attraverso l'uso intelligente del sole, capite? Noi sappiamo adesso, hai visto quanto sono belli i film, le serie TV, no? L'arte di fare un bel film, che è una cosa bella, adesso lasciamo perdere che purtroppo poi la maggior parte di queste produzioni sono zozzerie, insomma, no? Ma di per sé, cioè, per esempio un film, conta tantissimo le luci, ricordo, le inquadrature, i giochi, no? Nelle chiese la luce è tutto, d'accordo? In una chiesa, tu puoi avere una chiesa stupenda, bellissima, ma se non è ben illuminata, allora il fazzoletto azzurro che noi vediamo è un gioco di luce. Ma quando Gesù dice in cielo e in terra, qui Gesù dice cielo, ma intende tutte le galassie che ci stanno. Ma capite che significano le galassie? Penso che non ci serva di essere scienziati. Voi sapete che noi siamo imprigionati nella nostra galassia.
Cioè, è impossibile uscire dalla nostra galassia. D'accordo? Impossibile. Perché se anche tu ti mettessi in un'astronave che viaggiasse alla velocità della luce, cioè gli 80 anni di vita umana, insomma, andare oltre la velocità della luce diventa un pochino complicato, non ce la faresti a uscire, capito? Adesso non mi ricordo il numero preciso. Non possiamo uscire da qui. D'accordo? Non possiamo. Ma la nostra galassia, che è immensa, è una galassia. Ma capite che significa percorrere 80 anni alla velocità della luce a 300.000 km al secondo? Cioè, che tipo di distanza che si fa? Cioè, è pazzesco. E quindi la divina volontà si trova dappertutto, perché l'universo l'ha fatta tutta lui. Si trova nell'infinitamente grande e si trova nell'infinitamente piccolo, in un atomo, cioè dentro la stanza dove sto io adesso. Cioè, questo è uno che si mette. Cioè, con tutto quello che ci sta qua dentro, tra libri, letti, tappeti, pavimento, muri, e quanti trilioni di atomi ci stanno qua dentro? Quanti? Che ne so io? Cioè, ma basta soltanto il mio corpo umano, capite? Cioè, in un atomo, è atto della divina volontà. Tra l'altro, come sapete, gli atomi, come tutte le cose fatte dalla Santissima Trinità, qui c'era il grande Enrico Medi che faceva delle bellissime catechesi, ma l'atomo porta la firma della Santissima Trinità, perché l'atomo, tranne, adesso non mi ricordo, l'atomo che c'ha soltanto protone ed elettrone e non c'ha il neutrone, e ne esiste uno, adesso purtroppo le reminiscenze, ma ordinariamente gli atomi sono fatti da protone, elettrone e neutrone, quindi ce ne hanno tre elementi, d'accordo? Ordinariamente. Cioè, quindi, capite? Quindi se tu dici ti amo con la tua volontà, sai che significa? Che il tuo atto di amore, va a raggiungere, quindi va a moltiplicarsi. Cioè, capito che cosa gli arriva al nostro Signore? Cioè, gli arriva un ti amo moltiplicato per quanti sono gli atti di divina volontà presenti in tutto quanto l'universo, per quanti sono gli atomi presenti in tutto quanto l'universo. Ma cioè, capite? Se io passassi una vita intera, d'accordo, non potrei averci la minima percezione di una cosa del genere. Capite che significa? Dice, se tu fai questo, il tuo amore mi circonderà dovunque, il tuo ti amo si ripercuoterà lassù nei cieli fino al profondo degli abissi. Quindi è l'unico modo, perché l'amore con cui Gesù ama te e me è infinito, d'accordo? Non ce ne rende mai finito. Cioè, se io, perché Gesù ha dato a noi uomini come primo comandamento amare il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, cioè anche se tu lo ami con tutto te stesso e con perfezione, ma stai lontano, come dire, centinaia di trilioni, di triliardi di anni luce da quello che lui si merita. Non è possibile, noi non ce la faremo mai. D'accordo? Ma se dici ti amo con la tua volontà, cambia tutto. Cambia tutto. E così vediamo Gesù bistrattato, quindi siamo preoccupati, ah, come è trattato male Gesù, nessuno, per carità, io adesso ci scherzo, ma il primo a essere trafitto dalle mancanze di amore, di riguardo, di adorazione, di tutto quello che è dovuto a Gesù, specialmente nell'Eucaristia, non c'è, se uno ascolta quello che dico da quando sto in giro sul web a oggi, sentirà sempre la stessa cosa, mi hanno sempre, insomma, trafitto il cuore, addolorato in maniera estrema, quindi non è che sto, come dire, banalizzando, sono problemi grossi. Dice, ma che ci posso fare? Io mica posso impedire che le altre persone trattino male Gesù Cristo, che ci posso fare? Cioè, io posso fare in modo, per quanto sta in me, di trattarlo il meglio possibile, per quanto ci raccapezzo e ci capisco. D'accordo? Ma non posso fermare gli oltraggi, i sacrilegi del prossimo, che ci posso fare? Ma posso dire ti adoro con la tua volontà. E che cosa succede? Che oppongo a tutti questi atti di non adorazione o di disprezzo un'adorazione infinita. Cioè, non semplicemente che ci si fa, nostro Signore, cioè noi ci mettiamo davanti a Gesù, ti voglio tanto bene.
pure se so tanta poca cosa, ma che ce fai col bene mio? Cioè, con tutta la gente che non ti vuole bene, che posso fare io che sono un atomo, insomma, un niente? Beh, se gli dici Gesù ti amo con la tua volontà, quel niente diventa grande, non certamente perché sia qualcosa, ma perché la divina volontà gli apre questi orizzonti infiniti. Quindi ti adoro, ti benedico e ti lodo. Riempirai così cieli e terre di adorazione, di benedizione, di lode e di ringraziamenti. E questo certamente non è cosa che rimane così. È cosa che dà grandissima gloria a Gesù, grandissima riparazione, grandissima consolazione, grandissimo diletto. Quindi, però, capite, parte tutto quanto dall'amore a Gesù. Perché se a me di Gesù non me ne importa niente, è evidente che non starò preoccupato, insomma, nel fare queste cose, no? E qui Gesù spiega, prosegue poi, no? Parlando sempre della sua volontà. Cioè, la mia volontà è tutto, tutto. I miei stessi attributi, che cosa fanno? Sono atti semplici, adesso ci andiamo su questa espressione, della mia volontà. Non è tanto difficile, no? Una persona, per essere giusto, questo vale anche per noi, deve fare un atto di giustizia. E come fa a fare un atto di giustizia? Un atto di giustizia è un atto volontario. Cioè, tutte quante le perfezioni che anche noi esseri umani possiamo avere dipendono tutti quanti dalla nostra volontà. Ecco perché siamo immagine e somiglianza di Dio, eh? Ecco perché anche la nostra umana volontà è così importante. Cioè, dice, un atto di bontà lo devo fare. Cioè, io sono buono, quando è che sono buono? Se moltiplico gli atti di bontà. Faccio una gentilezza al prossimo, faccio un'opera buona, faccio un'elemosina, aiuto una persona a attraversare la strada, non lo so adesso cosa mi viene in mente, insomma, no? La sapienza ce l'ho se la acquisisco, se farò pensieri sapienti, se dirò parole sapienti, se farò scelte sapienti, eccetera, eccetera. Quindi la mia volontà le precede a tutti quanti questi attributi, li precede, li accompagna, attenzione, e soprattutto li mette in attitudine di operare, perché ogni atto, anche per noi, anche ogni atto umano si chiama atto umano proprio in quanto volontario, cioè in quanto proveniente e discendente dalla mia volontà. Quindi tutti gli attributi divini, tutti, nessuno escluso, nessuno escluso, sono atti semplici della divina volontà, tutti. Ecco perché chi prende la divina volontà prende tutto, sia di ciò che Dio è, sia di ciò che Dio ha fatto, tutto prende. Dio, i suoi attributi, la sua vita e tutte le sue opere, tutte, nessuna esclusa. E se noi questa roba la prendiamo bene, che cosa succederà? Chi prende la mia volontà prende tutto, anzi si può dire che la sua vita è finita. Bellissima questa espressione, questa si trova nell'ultima ora della passione, la risurrezione, non è la divina volontà, dice la mia vita è finita, non c'è più, io la vita di volontà umana non la voglio conoscere più, la sua vita è finita, finite le debolezze. Punto da dove siamo partiti, no? Quando abbiamo fatto la parentesi dove si spiegava il fine ultimo, no? La vita nella divina volontà ci riporta ad una condizione simile a quella dell'origine, perché la vita sacramentale, quindi la vita ascetica ordinaria, non ci toglie debolezze, tentazioni, passioni e miserie, ci dà la forza per combatterle, ma due volte vinciamo e una no se siamo già molto avanti, se no una volta vinciamo e quattro no se stiamo ancora indietro. Allora, la sua vita è finita,
la vita condotta di volontà mia, ma finite le debolezze, finite le tentazioni, finite le passioni, finite le miserie. Oh, questo è Gesù che sta parlando. Quindi, come quando si fa l'esegesi sulla Sacra Scrittura, no? Proviamo a rovesciare i termini. Se Gesù ha detto: chi prende la mia volontà prende tutto, e la sua vita è finita, finite le debolezze, finite le tentazioni, finite le passioni, finite le miserie. Allora, se le passioni ci stanno ancora, se le miserie ci stanno ancora, se le debolezze ci stanno ancora, se le tentazioni ci stanno ancora, la divina volontà non c'è. Allora, quindi c'è questo tasso, come dire, c'è questa proporzione, c'è questo tasso inversamente proporzionale. Più aumenta la vita della divina volontà in me, più diminuiscono le debolezze. Diminuiscono le debolezze perché sono vinte, perché la divina volontà è onnipotente. Diminuiscono le tentazioni perché il diavolo non si avvicina a chi vive nella divina volontà, c'è il terrore. Diminuiscono le passioni perché la passione è qualche cosa che trascina la mia volontà verso il basso, verso il male, senza che io riesca a difendermi. Quindi patisco questa cosa e non riesco a controllarmi. Si vede tutte le passioni, no? Chi è iracondo, chi si fa prendere dall'ira, chi si fa prendere dalla paura, tutte quante cose molto molto umane, no? Adesso in giro con tutta l'altra sta pandemia che c'è ancora il terrore, io insomma lo colgo in giro in certe realtà, no? Ci sono gli incoscienti che fanno finta insomma che è finito già tutto prima del tempo, ci sono anche quelli che sono ancora terrorizzati, hanno paura dei contagi, ci complicheranno un pochino la vita, nel senso che in medio sta sempre virtus, no? Dicevano i romani, non bisogna né fare adesso gli spregiudicati, ma neanche, come dire, i fissati, ecco. Quindi quello che è necessario insomma si faccia, no? Ecco, però a causa dei terrorizzati probabilmente alcune cose andranno avanti anche un pochino più dello strettamente necessario, perché la gente ha psicosi del contagio, è troppo questo qui, d'accordo? Ma quando una persona gli prende la paura, capisce più niente. Se gli prende l'ira, fa di tutto e di più. Una persona che è molto grossolana, quindi che è ancora molto mondana, molto lontana da Dio, che gli prende la passione della lussuria, è capace di fare qualunque cosa, pecca all'impazzata, dice Gesù nell'ora della passione, sta fuori della grazia di Dio, no? Quindi, quanto più senti vive le debolezze, le tentazioni, le passioni, le miserie, le debolezze, per esempio, no? La vita nella divina volontà è una vita perfettissima, come quella della Madonna. Leggevo questa sera in chiesa, prima di tornare a casa, un brano bellissimo, del volume, credo, 34, dove la Madonna diceva: i miei devoti faranno questa vita, io voglio che facciano quella vita, chi mi vuole bene deve fare questa vita, perché questa è stata la vita mia, sono io quella che starà attenta a portare in giro il regno della divina volontà. E io penso, la mia convinzione personale, insomma, io sono consacrato alla Madonna dal 98, quindi ci sono voluti 20 anni prima che dopo, cioè, ma sono sicurissimo che è stata la Madonna a portarmi in questo mondo, perché una persona che vuole essere devota alla Madonna deve per forza vivere questa vita, perché questa è stata la sua vita, d'accordo? Quindi lei che cosa vuole da un suo devoto? Che riviva la vita sua e basta. Ecco, quindi nella Madonna c'erano le debolezze? No. Nella Madonna c'erano le tentazioni, ma qualche volta il diavolo ci ha provato, d'accordo? Ma con la Madonna c'è poco da provarsi. Se ne è andato via scornato, ma scornato proprio di brutto, no? C'erano le passioni, Maria Santissima. C'erano le passioni perfettissime, come c'erano in Gesù, che non si chiamano più passioni. Quindi c'erano quelle cose belle dell'essere umano, ma perfettamente controllate e perfettamente, come dire, orientate verso il bene. C'erano miserie? No, c'erano solo ricchezze. Ecco,
Io direi, a parte che è passato su 54 minuti di prima catechesi, è troppo, insomma, io vorrei mantenere queste catechesi in ordine di 45 minuti, ci siamo allungati un pochino. Ci fermiamo quindi qui, perché con questo brano così, così bello, insomma, cioè, come overture, quindi come inaugurazione, come partenza, meglio di questo non poteva capitare. Speriamo che siamo partiti bene, speriamo che anche questo ciclo, ecco, a prescindere, ripeto, dallo strumento abbastanza povero e alquanto inadeguato che lo sta portando avanti, ci porti verso una crescita seria, bella, forte in questa splendida e divina vita. Do la mia benedizione, ci vediamo, se Dio vuole, la prossima settimana, se Dio vuole, ordinariamente di mercoledì. Santa notte a tutti e Ave Maria.